Siamo qui con Marina Lopoulos, amici del Caleidoscopio. Questa sera Marina ha tenuto questo concerto in questa piazza molto calda dal punto di vista climatico e non solo. Che ho iniziato a cantare a circa l'età di 12 anni, 13 anni, professionalmente diciamo. E poi ho fatto un percorso sulla ricerca vocale, sulla sperimentazione, che ha coinciso con la morte di mio padre, che ha dato un po' vita a tutta una serie di cambiamenti e di ampliamenti di prospettive, quindi diciamo intorno ai 18 anni, 18-19 anni, ecco. E quindi questa particolarità poi è stata affinata, è stata, come dire, l'hai fatta crescere fino a diventare appunto il tuo cavallo di battaglia, o uno dei tuoi cavalli di battaglia. Sì, diciamo che non è ancora finita la crescita, e non finirà mai, penso, come per ognuno di noi. Comunque sì, cerco con umiltà di affinarla sempre di più. Poi mi lusinga l'idea che mi venga, diciamo, dato questo appellativo, voce come strumento, a volte astratto, scusi, io sono solo lusingata. E provo a raccontare quello che ho dentro, ecco, che è la cosa che comunque fanno tanti in maniera spontanea, ecco questo. Tu sei italo-greca, quindi il Mediterraneo è uno dei tuoi cavalli di battaglia, nelle tue canzoni, nelle tue sonorità, paesaggi e colori del Mediterraneo si fondono, sono ben rappresentati. Questa sera qui siamo nel Mediterraneo pieno, con questa calura, ecco, raccontaci un po' di questa tua particolarità, questa tua familiarità con il Mediterraneo. Nasce perché comunque mio padre era greco, ma in realtà ci sono degli incroci particolari perché la madre di mio padre era mezza russa, mezza sudafricana, insomma c'era una famiglia colorita, diciamo. E beh, sono sempre stata affascinata in realtà anche dai cambi climatici che da piccola provavo a sonorizzare con la voce. Poi in generale da tutto il Mediterraneo. Sì, vabbè, diciamo il legame più forte è con la Grecia, però non solo perché Sicilia, Sardegna, Puglia, insomma, Campania. E ho sempre avuto questa urgenza di colorarlo, chissà, con la voce, fin da piccola. E quindi questo è il mio modo di colorarlo, questa è la mia urgenza. Ecco. Quanto è difficile tenere viva la lingua greca, la lingua nobile come quella greca, in un mondo sempre più inglesizzato? È difficilissimo, penso. La soddisfazione che ho avuto con questo disco, con questo progetto, è che non credevo, ma in molti mi dicono che la lingua non passa in secondo piano, ma che anzi è veicolata bene, che non importa se non si capisce quello che dico, perché si sente, molti mi hanno detto, si sente che si capisce comunque quello che dico da come lo veicolo col corpo e con la voce. Beh, sono contenta, piacciono molto le sonorità greche come suoni, appunto la lingua greca, questi fonemi molto particolari, secondo me molto più melliflui, molto meno tronchi della lingua italiana. È difficile, senz'altro è più difficile come lingua, però in certi momenti ricorda anche un po' lo spagnolo, quindi ha delle cose, insomma, non proprio ostili, ecco. Non si parla di tedesco e non si parla, senza nulla togliere, il tedesco ci mancherebbe. I tuoi programmi nell'immediato futuro quali sono? Dunque, prossimamente avrò dei concerti a Pisa o comunque nella zona toscana. Poi sto lavorando al prossimo disco che, insomma, è in uscita fra un annetto, insomma, o forse più. Sto lavorando ai brani nuovi e quindi ci sono nuove sorprese, alcune non le posso svelare. Comunque sì, diciamo, il disco è la prossima tappa, ecco. Adesso un saluto in greco ai lettori del Caleidoscopio, del sito che ti sta intervistando. Yasas, Yasas, che è il piso na se do ti diavases apo Caleidoscopio.